Eccoci qua, ben ritrovati in questa nuova edizione del tgnewsmarket.it. I titoli. Incontro tra il governatore della regione Marche Spacca e il ministro delle infrastrutture Lupi. Tutti i punti affrontati dalla Fano-Grosseto all'uscita ovest all'autorità portuale di Ancona. Rodolfo Giampieri, presidente della Camera di Commercio di Ancona, commenta a caldo la nomina: orgoglioso, farò di tutto per dare risposte adeguate. Taglia la cresta a tre studenti a Civitanova Marche, polemica su una professoressa. Presentato il progetto Comenius nel 2014, rassegna europea del cinema delle scuole e non solo. Molto bene, passiamo subito alla cronaca dalla provincia di Macerata. Un gruppo criminale consolidato e radicato nel territorio, perfettamente organizzato. Questo è l'identikit dei tre uomini egiziani e dell'italiana arrestati dai carabinieri a Macerata per il sequestro, il pestaggio e l'estorsione messi a segno nei confronti di Andrea Verdenelli, sospettato di aver provocato l'arresto per spaccio di droga di Ahmed Adli, un egiziano di 31 anni a capo della banda. A descrivere ruolo e personalità degli aggressori sono stati, in una conferenza stampa, il procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio e il capitano dei carabinieri Tullio Palumbo. Adesso è il momento di collegarci con la redazione di Radio Conero, Chiara Principi. Ben ritrovati dalla redazione di Radio Conero. Autentica soddisfazione quella espressa dal sindaco Valerio Mancinelli per la raggiunta intesa sul nome del presidente dell'autorità portuale di Ancona nell'incontro romano tra il ministro Lupi e il governatore Spacca. Il nome è appunto quello di Rodolfo Giampieri, non solo perché Giampieri rappresenta un'ottima soluzione, ha detto il sindaco di Ancona Valerio Mancinelli, ma anche perché era espressione del territorio. Deor, Mole, Ex Angelini, Porto Novo, questi temi al centro dell'incontro tra il Comune e la sovrintendenza sulle diverse questioni. Sono stati effettuati però e saranno effettuati però approfondimenti congiunti anche mediante dei sopralluoghi con la presenza appunto dell'amministrazione e delle sovrintendenze. Sulla questione dei Deors, la sovrintendenza ha ribadito che esiste per l'area delle 13 cannelle una situazione diversa rispetto alle altre zone. Il Comune ha fatto presente che i Deors potrebbero essere, l'apertura potrebbe essere prolungata fino a dicembre, e su questo fronte la sovrintendenza però si è riservata di approfondire la questione. Ed è tutto, per maggiori informazioni radioconero.it. A te. Prima di collegarci con la redazione di Radio Città, un aggiornamento da Ascoli Piceno. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Ascoli a stabilire le cause della morte di un anziano di 77 anni, trovato cadavere nella sua camera da letto all'interno di una casa albergo del comune. All'apparenza si tratterebbe di morte naturale, però ci sono alcuni indizi, tra cui anche l'avanzato stato di decomposizione, a non far ritenere compatibile con gli ultimi segnali in vita dell'uomo riferiti ad una telefonata fatta lo scorso 28 ottobre e un avvistamento fatto lunedì scorso. Adesso colleghiamoci con la redazione di Radio Città a Pesaro. Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Ladri scatenati al ristorante Il Pavone Bianco di Babbucce. Ben due tentativi di furto in una settimana, prendendo di mira le slot machine che solo al secondo tentativo sono riusciti a rubare. Svegliato il proprietario del locale e la famiglia è rimasta terrorizzata. Le indagini sono della Polizia di Stato. Wi-Fi gratuito nei collegi universitari di Urbino sono stati creati grazie all'Ateneo, all'ERSU, con un investimento di 200.000 euro, almeno 200 punti di accesso gratuiti. Soddisfazione ovviamente da parte degli studenti. Da Pesaro tutto, vi restituisco la linea. Bene, passiamo subito a collegarci con la redazione di Senigallia, c'è Radio Velluto, Alberto Olivieri. Bentrovati. La strada del Trocco, l'asse viario che collega via Sant'Anna Trinità a via Mattei a Senigallia, torna ad essere transitabile da tutti, gravata da una servitù pubblica di passaggio pedonale e carrabile. Dopo 4 anni di cause, il Tribunale di Ancona ha dato ragione alla Casa Protetta per Anziani, nel frattempo divenuta Fondazione Città di Senigallia, riconoscendo l'illegittimità della posizione delle sbarre antitraffico e ordinandone la rimozione. Con l'accertamento tutti i cittadini potranno usufruire del tratto viario in questione e non solo i proprietari degli immobili e dei terreni prospicenti.
Buono come il pane, la panificazione a 360 gradi è il titolo del corso che inizierà a Senigallia l'11 novembre prossimo, organizzato dal CAT, Confcommercio Imprese per l'Italia, provincia di Ancona. Il modulo in questione è teorico-pratico e punta a fornire ai partecipanti gli strumenti per poter intraprendere il mestiere di panificatore, per imparare l'arte della panificazione. È tutto, vi ricordo il sito radiovelluto.it. Era questa l'ultima notizia di oggi, io concludo qui questa edizione del TG, appuntamento per la prossima edizione del TG di Newsmarket.it. Buona giornata.